La nostra associazione culturale è intitolata ad Anna Maria Fabiano e noi siamo le furracchiole di Anna Maria Fabiano. Siamo nate nel 2015 e siamo nate come gruppo con l'intenzione di valorizzare la cultura popolare delle nostre zone e di cercare tutti quei testi musicali che erano quasi scomparsi, che attraverso uno studio molto approfondito, vasto e lungo siamo riusciti a recuperare. Quindi noi cantiamo queste canzoni proprio per far conoscere a tutte le persone qual è la nostra cultura popolare. Chiaramente all'interno di questo progetto noi cerchiamo anche di crescere dal punto di vista sia culturale sia musicale, e la nostra guida nel senso musicale è il maestro Maria Pia Di Salvo, che meglio di me vi saprà dire qual è il percorso musicale che noi stiamo cercando di portare avanti. Vogliamo anche essere un motivo di stimolo per il nostro paese, in modo da vivacizzare anche la cultura del paese stesso, la partecipazione delle persone, e siamo aperti a tutti coloro che vogliono impegnarsi da questo punto di vista. Quindi più ne vengono e più ne accogliamo. Chiaramente ci vuole l'impegno, ci vuole la frequenza, che alcune volte è un po' faticosa, ma noi siamo contenti e ci impegniamo e anche ci divertiamo, per cui l'invito è esteso a tutte le persone che amano il nostro territorio, che amano la nostra cultura e che vogliono impegnarsi per rendere vivo il territorio. Cedo la parola al maestro De Salvo, che vi saprà certamente spiegare meglio quali sono le nostre capacità musicali, diciamo così. Va forse un po' presuntuoso, ma è così.